Buon pomeriggio, Salve, Pinuccia. Ciao. salve, sono qua. Sei Ciao, qua? ciao. Ciao. Cara Pinuccia, io ci ho messo la faccia, ci ho messo e Roma è un casino, monnezza dappertutto. Facciamo un po' d'ordine, che succede? Sì, no, Spieghiamo. allora, innanzitutto vorrei dire che naturalmente stiamo monitorando la situazione e nel giro di qualche giorno le criticità, direi alla fine della settimana, si stanno risolvendo. La situazione è molto dinamica, abbiamo appunto una mappa aggiornata, diciamo ora per ora, che ci consente di diciamo, valutare man mano appunto la risoluzione di tutte le criticità. Certamente però, come vorrei ribadire, quanto peraltro già ricordato anche dalla sindaca, che noi diciamo che non avendo questa città programmato nel tempo una capacità di risposta ai problemi della produzione dei rifiuti nel tempo, si ritrova, diciamo, ciclicamente in queste situazioni appunto più complesse. Cioè, in sostanza, non esiste un piano in grado a livello regionale di rispondere al fabbisogno impiantistico. E questo cosa significa? Significa che nel momento in cui si rallenta la capacità nostra di portare agli impianti stabiliti, diciamo, il materiale che è stato trattato dai TMB, c'è un rallentamento e questo rallentamento si ripercuote nella raccolta. Ora, a questo problema si risponde con la pianificazione. Noi, come ho già detto, il 30 di marzo abbiamo, dopo 3 mesi, approvato il piano per diciamo, la gestione dei rifiuti al 2021. Un piano però che ha una tempistica naturalmente necessaria, un piano che prevede la riduzione dei rifiuti, un piano che prevede l'estensione della raccolta porta a porta, ma anche il miglioramento dell'esistente, perché la città di Roma ha il 44% già di raccolta differenziata, quindi questo diciamo che è un fatto positivo. Ma ovviamente molta raccolta, anche porta a porta, che è fatta nella città, non è stata fatta secondo, diciamo, i criteri che rendono efficace questo tipo di raccolta. Quindi anche questo crea quelle situazioni particolari che poi naturalmente i cittadini, giustamente, per i quali i cittadini si lamentano e danno profondamente ragione. Noi siamo veramente impegnati proprio 24 ore al giorno per cercare di affrontare, di risolvere questi problemi e per dare uno sbocco finalmente alla gestione dei rifiuti a Roma. Uno sbocco che significa puntare sulla raccolta differenziata, quindi investire subito, ma cosa che doveva essere fatta 20 anni fa, 10 anni fa. Questo noi paghiamo, Assessore, stiamo assessore, pagando lo scotto di questa però situazione. è tutto vero questo, no? Però adesso c'è un'amministrazione, no? E allora uno dice, vabbè, Certo. in attesa del 2021, cosa si può fare al di là di ripulire Roma, no? Ha detto, Sì, le critici... ripulire è la prima cosa per i romani, perché questo è È fondamentale. Su fondamentale. questo veramente ci mettiamo il nostro impegno e la nostra Ma per serietà. evitare Però, che tra 2 mesi, perché poi è ciclica la cosa, eh? bravissimo. La cosa si ripete ogni 2 mesi. L'assessore che l'ha preceduta, sempre dell'amministrazione Raggi, stamattina peraltro ha detto sono tutti incompetenti, no? Ma anche quando c'era l'assessore Ma precedente, lei non ha abbiamo... fatto il piano. Noi adesso il piano ce l'abbiamo, allora adesso noi dobbiamo attuarlo, noi dobbiamo lavorare, detto proprio Questa in cosa parole di molto Ostia, del semplici. nuovo centro di raccolta a Ostia che abbiamo letto questa mattina. No, 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 Ostia non ci sarà nessun centro di raccolta. E che Non c'è? so da dove viene questa vicenda metropolitana. Però stava sui giornali stamattina, il Messaggero. Ah, no, ma comunque è una notizia totalmente Ah, infondata, quindi assolutamente la infondata. smentisce completamente. Questa è una, Assolutamente, perché noi assolutamente. abbiamo Noi avuto tante abbiamo telefonate. individuato, no, no, noi abbiamo individuato 3 impianti nel piano, e così rispondo anche all'assessore Buschini che dice non li avete. No, noi abbiamo individuato 3 impianti di trattamento aerobico per il trattamento dell'organico, li stiamo condividendo con i municipi per fare anche un percorso sicuramente partecipato, stiamo facendo lo studio di fattibilità e a breve, peraltro è già stato approvato anche nel piano industriale, quindi anche con gli investimenti economici necessari per realizzare questa E impiantistica dove che sono metterà in questi sicurezza impianti? Roma.
Vi dicevo che per dire questi luoghi vogliamo avere, diciamo, proprio lo studio di fattibilità completato, e vorremmo anche avere un percorso partecipato con i municipi, perché comunque sono lontano dalle zone abitate. Quindi quanto ci vorrà per avere diciamo completato? Ma io penso che nel giro di poco, insomma, saremo in grado di dare indicazioni. Io li ho scritti qua davanti, ma non posso dirli proprio perché è una questione di rivolta, certo. Se no si scatena la rivolta, perché poi questo accade. No, ma in realtà sono impianti, tra l'altro, di trattamento aerobico, che arriveranno a trattare fino a 200.000 tonnellate di organico, e quindi se noi riduciamo la produzione di rifiuti di 200.000 tonnellate, facciamo quegli investimenti che stiamo già facendo, accordi già fatti, firmati, a disposizione con Comieco, la raccolta di carta e cartoni con le imprese non domestiche, estendiamo come stiamo già facendo, con risultati anche, diciamo, buoni, ma sicuramente bisogna lavorare molto, perché c'è anche un grande percorso di educazione e di informazione. Ad esempio, stiamo adesso portando avanti, e l'abbiamo aperto da poco, il progetto per le utenze non domestiche. Questo progetto, sia di estensione della raccolta porta a porta, sia le isole ecologiche, sia le domus ecologiche, le stiamo realizzando nella tempistica che ci eravamo dati, e naturalmente i processi sono processi che hanno bisogno di un po' di tempo, ma la risposta strutturale è questa, è il nostro piano, che è stato approvato dalla Giunta il 30 di marzo. Non esisteva un piano per Roma, un piano a 5 anni. Il piano prevede appunto anche la parte finale di trattamento, e nel frattempo comunque anche abbiamo anche quel piano che chiedeva Zingaretti. Lui ha detto: datemi anche un piano a 21 giorni per come gestirete appunto subito la situazione. Noi abbiamo dato un piano e abbiamo anche chiesto appunto alla regione di consentire tutta la possibile capienza del Lazio esistente, anche perché quello che vorrebbero il governo Renzi, quello che vorrebbe il Ministero dell'Ambiente, cioè di dotare di nuovo il Lazio di un altro inceneritore e di una discarica, non sono la risposta. Noi sappiamo che dove questi impianti... Quindi lei conferma che il comune continuerà, e io su questo sono d'accordo ovviamente, a dire no a una apertura di una nuova discarica e di un nuovo inceneritore? Assolutamente sì, noi diremo no a discariche e inceneritori, diremo invece sì ai 3 impianti per il trattamento dell'organico, diremo sì agli impianti anche alle fabbriche dei materiali, che sono importantissime anche per trattare l'indifferenziato, ma dobbiamo partire proprio subito, e vogliamo partire subito con questa impiantistica sostenibile, ed è quello che stiamo facendo. Il piano industriale di AMA è stato approvato il 4 maggio, il nostro piano strategico è stato approvato il 30 di marzo. Adesso abbiamo le azioni che stiamo mettendo in campo per lavorare concretamente sui risultati e per evitare che Roma, ancora una volta ciclicamente, Roma che si è sempre fidata solo e esclusivamente delle discariche, finalmente invece investa in quella che sono le prospettive vere per gestire correttamente i rifiuti. Non le pare utile da parte del comune, dell'assessorato all'ambiente, di fronte a uno scontro che è anche istituzionale, lei ci ha dato anche alcuni elementi di ragione di questo scontro, però convocare, cioè essere pronti a mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionali, perché poi l'ascoltatore, il cittadino, quando ci chiama dice: vabbè, ma il comune e la regione litigano, poi lo porta sul piano politico, i partiti litigano, il Movimento 5 Stelle, il PD, Renzi viene a fare la ramazzata, ma Roma rimane soffocata da questi litigi. Si può prendere un'iniziativa che, al di là delle legittime posizioni, rimetta tutti intorno a un tavolo? Ma noi come amministrazione capitolina siamo contentissimi e felici di poter ritornare intorno a un tavolo anche con la regione, come abbiamo fatto fino ad oggi. È chiaro che però questo deve essere fatto con una risposta anche appunto a queste diciamo questioni che noi abbiamo posto, ma noi siamo molto diciamo motivati nel cercare la più stretta collaborazione per trovare delle soluzioni, perché il problema sono
i cittadini romani, che devono essere messi nelle condizioni di avere anche una qualità di vita buona rispetto al problema della gestione dei rifiuti. Guarda, io mi sono fatta tutta la città, mi sono fatta le zone appunto più critiche, e quindi proprio perché vedo quali potrebbero essere poi le soluzioni, noi dobbiamo trovare anche le risorse economiche, e qui il Ministero ci deve venire incontro, cioè deve dare quei soldi, quelle risorse finanziarie che aveva e che aveva messo a disposizione per il patto di Roma e che non sono state ancora erogate. Quindi anche qui abbiamo bisogno di una risposta immediata, perché noi abbiamo bisogno anche di risorse ovviamente per gestire da subito questo nuovo modo di affrontare la questione dei rifiuti. Tra le tante domande, intanto molti ascoltatori che la seguono sul piano della raccolta differenziata dicono: ma in attesa di alzare la qualità e la quantità di raccolta differenziata, perché non si fa anche a Roma, dicono, non si istituisce una sorta di reddito ambientale, per cui ci sono, come in Germania, isole ecologiche, anche macchinette automatiche, porti rifiuti differenziati e ti danno un bonus in attesa che arrivi il bonus sulla nettezza urbana, sulla tassa sulla nettezza urbana, perché alcune tecnologie, che sarebbe anche semplice con un investimento di qualche milione di euro, si potrebbero dare dei segnali anche educativi nella città. Ci possiamo aspettare qualcosa del genere? Sì, assolutamente d'accordissimo. Nel piano abbiamo messo la green card. Grazie alla green card i cittadini potranno avere uno sconto in tariffa a partire dal 2018, e questo sconto in tariffa naturalmente sarà collegato con le azioni virtuose che i cittadini metteranno in campo e che saranno calcolate su questa green card, che noi vogliamo attuare da subito e realizzare queste proposte che lei e cui lei accennava, qui ti accennavi, che erano quelle legate appunto anche alla presenza sui territori dei centri per il riuso, delle cosiddette fabbriche del riciclo, dei CRIC, li abbiamo chiamati CRIC, che potranno essere proprio i luoghi dove i cittadini agiscono con queste azioni virtuose, e queste azioni virtuose vengono calcolate su questa green card. Anche questo la stiamo mettendo in campo, che è un'azione importantissima, perché naturalmente lo sconto tarifario è importantissimo poi per tutti i cittadini, che sono premiati coloro che agiscono in modo virtuoso, e anche questo è uno dei 12 punti del piano di riduzione della produzione di rifiuti. Incendio a Pomezia, ovviamente un altro comune, sappiamo le ripercussioni che ci sono state soprattutto a Roma Sud. Il sindaco Raggi ieri interveniva anche a Radio Roma Capitale direttamente da Pomezia. Esiste nella città di Roma, ma quante bombe ecologiche ci sono sparse? E ovviamente una domanda va anche sulla sicurezza del TMB di Via Salaria. I cittadini se la fanno, io poi rispondo sempre: l'AMA è un'azienda seria, la si può criticare, si può dire che quel sito va chiuso, ma sulla serietà nessuno ci mette, tutti ci mettiamo la mano. Però c'è un rischio a Roma di siti che, se succede l'incendio, non si sa quali sono le conseguenze. Allora, tu sai, come sai, questo lo devo dire, sai che mi sono occupata di una banca dati europea che abbiamo presentato anche a Parigi su tutti i danni ambientali, abbiamo studiato proprio i danni ambientali, quindi sono la persona, credo, proprio, diciamo, non solo sensibile ma attenta proprio a questa dimensione dei disastri ambientali, che è un tema per me molto importante, e per questa ragione noi abbiamo istituito, anzi questo lo devo dire, è la prima notizia, è la prima volta credo che la do come notizia, anche se la delibera poi è già di qualche tempo fa, ma abbiamo fatto una delibera istituendo appunto a Roma l'Osservatorio Ambiente Salute. Questo Osservatorio Ambiente Salute, che sarà composto ed è già composto, e tra l'altro si ritrova proprio venerdì prossimo, avrà il compito di esaminare la reale situazione con anche la voce indipendente di tecnici, esperti, epidemiologi e coloro che valutano appunto il rischio ambientale, di valutare le situazioni, diciamo, critiche, e di proporre, una volta analizzate le proposte che anche i cittadini potranno sottoporre tramite audizioni all'Osservatorio Ambiente Salute, avrà la possibilità di dare delle indicazioni, delle raccomandazioni alla pubblica amministrazione, in questo caso alla Giunta e all'amministrazione capitolina. Quindi io direi che alcune tematiche che sono già emerse, che sono importanti da valutare dal punto di vista, diciamo, scientifico e sanitario in modo molto serio, saranno sottoposte all'osservatorio nostro Ambiente Salute, credo che
sia uno dei pochi, dopo quello di Roma, di Genova e quello invece legato solo all'inquinamento elettromagnetico di Reggio, di osservatori ambiente e salute istituiti da un'amministrazione pubblica, che ha proprio il compito di andare a esaminare queste situazioni per effettuare delle raccomandazioni, soprattutto se è possibile per prevenire e andare a individuare quali sono la percezione del rischio, il rischio reale e anche la capacità poi di risposta che l'amministrazione deve dare, anche magari con delle raccomandazioni anche molto, diciamo, efficaci, ecco, immediate. E questo, diciamo, si costituirà, è già stato, diciamo, istituito, si costituirà per la prima volta proprio venerdì, e presenti anche i medici per l'ambiente, presenti appunto l'ISDE, presenti le università, e chiederemo appunto proprio a questi esperti di incominciare a fare delle valutazioni attente e anche un monitoraggio per avere sempre dal punto di vista dei cittadini una voce, diciamo, anche indipendente, esperta, che possa dire quali sono davvero i rischi che si possono correre e quali sono soprattutto le situazioni di la capacità e gli interventi di prevenzione e di precauzione che devono essere messi in campo. Aiuterete il Partito Democratico nella ramazzata di domenica? Ma dunque, adesso mi sembra che abbia cambiato destinazione i parchi, se non sbaglio, sì, mi dicevano. Devo dire che però sinceramente lo spot, mi sembra più uno spot elettorale, e in tutti i casi anche sui parchi quello che noi valutiamo è che hanno lasciato un'eredità. Un'eredità incredibile, innanzitutto perché proprio il servizio Giardini è stato il servizio occupato da Mafia Capitale, non solo dalla mafia, dall'Andrangheta e anche da, come dice la relazione, secretata personaggi particolarmente violenti, ma al di là di quello devo dire che hanno lasciato proprio un'eredità anche di deserto, perché i municipi dove ci sono, ad esempio, non c'è più l'ufficio Giardini nei municipi, no, c'è l'ufficio Giardini con 180 giardinieri, quando erano 1800 ai tempi, credo ancora, di Rutelli, quindi adesso sono 180, sono rimasti 180. Questo è quello che ha fatto il partito di Renzi, e quindi forse è per senso di colpa che vengono con un trattore, 2 milioni di metri quadrati, dunque in tutto sono 44 milioni di metri quadrati verde di Roma e 330.000 alberi. Considerate, faccio l'esempio solo di un municipio è stato lasciato con, ad esempio, 2 milioni di metri quadrati di verde e un solo trattore e un tagliaerba. È difficile mantenerlo. Questa, insomma, è la situazione che abbiamo ereditato, ma che noi naturalmente con un'attenta pianificazione e con il tempo giustamente necessario cercheremo di affrontare. Prima di salutarti, ma qualcuno deve rimpiangere Malagrotta? La discarica, ci scrive un'ascoltatrice, di fronte a questa... Assolutamente no. Io lo chiamo Malagrotta, lo chiamo l'inconscio collettivo delle nefandezze della politica. Quindi Malagrotta proprio è il luogo che non va assolutamente rimpianto, bisogna invece sapere rispondere con una progettazione seria, come dice l'Unione Europea: riduzione, raccolta differenziata, impianti di compostaggio, riciclo ecoefficiente, fabbriche dei materiali. Grazie a Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente. Vabbè, la faccia ce la continuiamo a mettere, eh? Io su questa vicenda mi sono esposto troppo, perché mi prendono, mi dicono anche: ma perché? Perché la conosco, e quindi mi fido fino a parola contraria. Poi vedremo che accade da qui, non al 2021, assessore, però andiamo. Ok, io ti ringrazio molto e ci mettiamo tutto il nostro impegno, veramente giorno e notte, per fare in modo che Roma sia una città splendida com'è. Grazie a Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente del Comune di Roma, e buon lavoro, ce n'è bisogno. Grazie.